Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi spacchettamento, quindi ci tocca cominciare subito, ma prima andiamo con la nuova intro. Sayonara. Allora, come detto, cominciamo con lo spacchettamento. Volevo ringraziare Angelo Black Vastola perché è stato lui, ragazzi, a creare questa nuova intro, così come ha creato la copertina del canale, l'immagine del profilo, il frame per la webcam di Twitch, insomma il sayonara come GIF, tante tantissime cose, un grafico fortissimo, non solo. Quindi andate sul suo profilo Instagram e seguitelo, Angelo Black. Poi troverete anche la sua parte dedicata alla grafica e quella dedicata alla musica, perché ragazzi è un artista a tutto tondo. Inoltre volevo salutare Lorenzo. Abbiamo provato ieri a giocare a Yu-Gi-Oh! Duel Links, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, non si sa come mai. Abbiamo provato a duellare a distanza, ma non ce l'abbiamo fatta, quindi mi dispiace Lorenzo, ci riproveremo, magari ci organizzeremo in qualche altro modo e cercheremo di giocare e duellare insieme. Ora si va con lo spacchettamento vero e proprio, dai, cominciamo perché ci sono un bel po' di manga da spacchettare. Ora vai col primo. Ci è voluto un bel po', ve l'assicuro, quindi ecco la prima parte ragazzi, spacchettata. Ora vado ad aprire tutto, c'è come sempre qualcosa per difendere i nostri manga da parte di Benito e lo voglio ringraziare veramente di cuore. E una piccola sorpresa che non mi aspettavo, albo gratuito da parte di Panini Comics, quindi Benito grazie per averlo inserito, sa del mio amore per Batman, ero un collezionista per quanto riguarda Batman, poi purtroppo ho dovuto smettere perché altrimenti non avrei avuto tanto tempo per i manga e quindi poi non riuscivo proprio a leggere tutto. Batman Day lo leggerò assolutamente, ragazzi. Ah, inoltre non basta, perché anche altri due segnalibri, grazie Benito, sappi che tutti quelli che mi hai inviato li ho dovuti mettere da parte perché cominciavo a perderne uno alla volta, quindi ho preferito evitare di perderli tutti. Ora andiamo, perché non bastava quello, ma ragazzi guardate qua come sono chiusi, perfetti, perfetti. Quindi io ringrazio sempre Benito per come riesce a impacchettare i manga, quindi grazie, grazie, grazie. Inoltre vedi che tra poco verrò giù a Salerno, quindi verrò anche in fumetteria. Ora vai che si va finalmente con tutti i manga. Partiamo col primo, The Promised Neverland numero 9, eccolo qua ragazzi. Bellissima copertina, vedo che i ragazzi stanno crescendo, almeno mi sembrano un po' più grandi in copertina, non lo so perché non sono arrivato qua giù. Come sapete, alla fine di ogni mese cerco sempre di dirvi cosa ho letto durante il mese, di conseguenza lo scoprite insieme a me dove sono arrivato, cioè io ve lo dico, voi lo scoprirete. Ora, a parte questo, non vi posso far vedere tavole perché potrebbero essere uno spoiler anche per me e lo stavo per fare, quindi ho preferito evitare. Questa è la copertina, questa è la retrocopertina di J-Pop, sempre casa J-Pop. Ragazzi, c'è da dire che J-Pop veramente sta cacciando e sta tenendo il livello dei manga molto molto alto. Ora, questa invece è la parte interna, guardatela bene, ovviamente continua nella retrocopertina, molto molto bella. Come sapete, ogni volta c'è la top 3, dal mese scorso abbiamo messo la top 3 copertine dei manga. Ora, altro numero ragazzi, gigantesco, gigantesco, eccolo qua, numero 9, anche questo numero 9 di Slam Dunk. Non vi dico ancora dove sono arrivato, ma sappiate che ho cominciato a leggerlo perché veramente nei commenti delle ultime letture del mese, quindi quelle del mese scorso, mi avete tartassato di messaggi anche in privato dicendomi leggi Slam Dunk, leggi Slam Dunk. Dove sei arrivato Slam Dunk? Porta fuori Slam Dunk. Ed eccolo qua, non sono al numero 8, quindi di conseguenza non dovrò subito leggere il 9, ma ho recuperato qualche volume, sappiate già questo. Poi volevo ringraziare Benito ragazzi in modo particolare perché eccolo qua, ha messo anche la cartolina all'interno del numero 9 che usciva col numero un po' più avanti, sapendo che comunque ci sarei arrivato. Il numero è da parte, ma la cartolina è già arrivata. Poi ragazzi, dal 1990 per me è splendido perché sono del 1990, quindi grazie Takehiko Inoue per questa cartolina praticamente che calza a pennello. Poi So I Am a Spider So What numero 2,
ho letto il numero 1, vi ho detto che mi è piaciuto e che l'avrei continuato, e così è stato. Vedremo un po' le avventure di questo ragnetto, di questa ragnetta, e di come si evolverà e si evolveranno poi nel corso della storia. Io vi faccio vedere sempre la sovracopertina e la retrocopertina con tanto di copertina. Come nel primo albo, la sovracopertina è a colori, mentre la copertina interna è completamente in nero con le rifiniture in bianco. Poi ho mancato quella di Slam Dunk, quindi vi faccio vedere anche quella di Slam Dunk, che c'è sempre una palla da pallacanestro, quindi delle linee che ricordano la palla della pallacanestro, come copertina e come retrocopertina, e ogni volta in ogni volume di un colore diverso. Questa è una cosa che ho notato che mi è piaciuta tanto tanto. Poi qua dovrebbero esserci due numeri della stessa collezione, ebbene sì, la chiudiamo. Quindi ragazzi, Devil Ecstasy numero 3 di 4, questa è la copertina, questa è la retrocopertina, sempre dotati di sovracopertina. In questo caso è bella purple la parte interna, viola, guardate qua che bella. E andiamo con invece il numero 4, che è questo qua, diventa completamente bianco, quindi c'è proprio un cambio nelle copertine, perché fino ad ora abbiamo avuto sempre il nero che faceva da padrone, invece in questo caso troviamo il colore bianco. Questa cosa mi ispira particolarmente, e anche, guardate, diciamo color oro invece, il gold, per quanto riguarda la copertina e la retrocopertina vera e propria. Diciamo che questa cosa mi ispira veramente tanto, e secondo me vale tanto tanto la copertina. Poi non so i due volumi che restano, perché i primi due li ho letti, vi ho già spoilerato questa cosa del video letture del mese, e ovviamente appena finite tutti e quattro i volumi vi porterò la recensione sul canale. Ora andiamo avanti, perché non vedevo l'ora di leggerlo. Ragazzi, mi avete detto che più si va avanti più diventa angosciante e più si sta male, però vale veramente tanto, e parliamo di Made in Abyss numero 3. Non vedo l'ora di arrivare in pari con tutto il resto. L'anime ovviamente al momento l'ho finito, quindi dovremo aspettare, ma il manga ho qualche altro numero da leggere e lo farò. Anche questo è un seinen, sono aumentati i seinen durante questo periodo nella mia collezione, forse in questo caso ce ne saranno forse solo un altro, non ricordo bene, ma questa è la copertina, questa è la retrocopertina, sempre dotate di sovracopertina, sempre casa J-pop. Questa invece è la copertina vera e propria, e qua c'è la retro copertina che spero che metta a fuoco la fotocamera. Ecco qua, prossima. Signori, si va di Beastars numero 5, volume 5 per quanto riguarda Beastars. Qui sono quasi in pari, forse riuscirò ad esserlo per quando uscirà il video della lettura del mese, intendo in pari con i volumi che adesso vi sto mostrando. Poi poco a poco recupererò anche questa collezione, ragazzi, non vi preoccupate. Casa Planet Manga, Panini Comics in questo caso, quindi copertina, eccola qua, dotata di sovracopertina, bello perché mi piace questo personaggio. Invece all'interno troviamo delle vignette per quanto riguarda la copertina vera e propria e la retrocopertina. Ora, dovevo proseguire, mi manca solo un numero arrivato a questo punto, e parliamo di Samurai 8 numero 4. Ecco qua. Mi dispiace sinceramente, ho letto solo il primo volume, mi dispiace che quest'opera abbia avuto una durata così breve, ma magari è vero che nel corso degli altri numeri si perderà un po'. Aspetterò, vi farò sapere precisamente alla fine cosa ne penso di Samurai 8, quindi una volta aver letto tutti i 5 numeri, e chissà, poi ne parleremo più in là del come mai, del perché, anche se ne hanno fatti già tanti di video, quest'opera è stata conclusa. Penso che alla fine sia dovuto a un fattore di vendite, non penso, è dovuto a un fattore di vendite. Ovviamente è uscito in un periodo in cui c'erano manga, e ci sono manga che stanno vendendo molto di più, e di conseguenza si è trovato un po' in difficoltà. Diciamo che il nome non è tutto quando si fa un manga. Ora, una delle mie serie preferite, ragazzi, lui ha avuto la meglio con Soul Eater, cioè Soul Eater resta tra i miei manga preferiti. Ora, mi piace Fire Force, e arriviamo a Fire Force numero 21, e lo sto amando veramente tanto. Sto seguendo sia il manga che la serie anime. Ragazzi, io vi consiglio di recuperarla se non l'avete fatta, anche questo di Planet Manga. Questa volta non è dotato di sovracopertina, è un classico manga, come siamo abituati di solito. Ed eccolo qua, copertina e retrocopertina. Bella, bella, bella. Sarà che io amo questo manga un bel po'. Poi il manga dei record, ma tanti si chiedono perché questi record, e me lo chiedo anch'io perché questi record, e parliamo di Demon Slayer numero 9.
Eccolo qua, copertina e retrocopertina, anche qui semplicissimo. E stavolta invece parliamo di edizioni Star Comics. Io voglio leggerlo, cioè devo recuperare tutti e 9 i volumi, penso che lo farò in un colpo solo, magari il mese prossimo, perché? Perché voglio capire il motivo di questo successo e tanti, e le tante critiche che sta ricevendo. Quindi voglio proprio riuscire a parlarne anche io in maniera personale e capire anche la vostra magari in un video tutto dedicato a Demon Slayer. Poi andiamo con Dr. Stone numero 12. Eccolo qua ragazzi. Sono indietro col manga, lo ammetto, sono molto indietro col manga. Qualcuno ha detto che in qualche numero si è un po' perso l'entusiasmo creato da Dr. Stone all'inizio, ma in questo numero si dice che si ritiri tanto su il livello del manga. Me lo auguro perché è bellissima l'idea che fa da sfondo a questo, a quest'opera, ma non vorrei che poi diventa ripetitiva oppure non ci sia più l'entusiasmo che ha creato all'inizio. In questo caso parliamo di edizioni Star Comics. Ora mancano ancora 3 volumi da mostrarvi. Vi mostro prima questo ragazzi, Heavenly Delusion numero 3. Manga molto molto bello, ve l'ho già detto in una recensione dedicata completamente a questo manga. Mi è piaciuto tanto, ha dei tratti molto particolari. Vorrei mostrarvi qualcosa, eccolo qua, vi mostro questo per esempio. È completamente privo di sfondo in questo caso, ma capita spesso che non ci siano sfondi particolari, che comunque siano tavole belle leggerissime. Quindi vi consiglio di leggerlo, leggetelo, perché secondo me ne vale veramente la pena. Ora andiamo con un manga che sto recuperando poco a poco e ne mancano un po' prima di arrivare a questo numero, ma ce la farò ragazzi, ed è un manga che anche questo ha fatto la storia e sta facendo la storia. Parliamo dell'Attacco dei Giganti, il manga che ha spostato completamente la lineetta di divisione tra shonen e seinen. In questo caso dovrebbe essere uno shonen, ma ragazzi parliamo quasi di un seinen alla fine, sia dei temi trattati, sia per come vengono trattati e sia per le immagini che Carmine si stava spoilerando che ci vengono mostrate. Quindi eccolo qua, l'Attacco dei Giganti numero 31. Ultimo numero per quanto riguarda questo unboxing, ragazzi, mamma, pietra miliare, manga storico, storico perché ormai ha oltre 20 anni di pubblicazione, e questo è il vero manga dei record, ragazzi, One Piece numero 95, mamma mia, io non vedo l'ora di arrivare al numero 100, è vero, lo ammetto che ho detto che Naruto è meglio di One Piece, però ci sono anche delle motivazioni da dare. Allora, Naruto è finito, e questa è una cosa che mi preoccupa molto per quanto riguarda One Piece, perché la mia domanda principale è come farà Oda a colmare il divario che c'è tra gli imperatori e Luffy. Non vorrei che poi sia buttato tutto lì perché lui deve crescere, perché è il protagonista e perché deve vincere. Quindi questa è una cosa che mi preoccupa tanto. È anche vero che il finale di Naruto non è di un livello altissimo, però Naruto mi ha regalato molte molte emozioni. In questo momento sono alla pari per quanto riguarda la mia idea. L'unica cosa è che Naruto mi ha dato quel qualcosa in più nel corso del manga, che ovviamente anche One Piece mi ha regalato, ma sto aspettando la fine e questa cosa mi preoccupa tanto, sappiatelo, mi preoccupa tanto, perché alcune volte vedo delle forzature nella crescita del personaggio e spero che non sia così per il finale. Ora, top 3 delle copertine ragazzi, quindi ve le faccio vedere velocemente tutte. Devil Ecstasy numero 4, Devil Ecstasy numero 3 e One Piece numero 95. Eccolo qua, l'Attacco dei Giganti numero 31, poi Heavenly Delusion numero 3 e ancora Dr. Stone numero 12, Demon Slayer numero 9, eccolo, Fire Force numero 21, bello Fire Force ragazzi, Samurai 8 numero 4 e ancora Beastars numero 5, si va di Made in Abyss numero 3, eccolo, e andiamo avanti perché The Promised Neverland numero 9, Slam Dunk numero 9 e per finire So I Am a Spider, So What numero 2. Allora diciamo che è molto molto difficile scegliere quale copertina sia al primo posto, non vorrei farmi ingannare dalle preferenze del manga, però ragazzi, allora facciamo così, mettiamo al numero 3, molto molto difficile, alla terza posizione troviamo Slam Dunk e The Promised Neverland, eccoli qua.
Numero 9 e numero 3. Ragazzi, pari meriti. Numero 9 e numero 9, ragazzi, scusatemi. Numero 9 e numero 9, quindi alla terza posizione. Per quanto riguarda la seconda posizione, pari merito per i due numeri 3. Questa volta sarà una questione di numeri. Madden Abyss e Devil Ecstasy. E finiamo, ragazzi, al numero 1 con l'attacco dei giganti, numero 31. Cover che secondo me merita tanto, tanto, tanto. Ora aspetterò anche la vostra top 3 qui sotto nei commenti. Vi ricordo di lasciare un like, quindi pollice in su se il video vi è piaciuto. Commentate dicendomi qual è la vostra serie preferita tra quelle che sto seguendo. Consigliatemi un'altra serie se ne avete in mente una. Ragazzi, spettacolare la cartolina. Poi non c'entrava nulla, ma volevo dirlo così. Poi ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Basta andare sotto, c'è scritto iscriviti, cliccate sulla scritta e il gioco è fatto. Seguitemi anche sul canale Viola come Carmine Luffy 90, lì metterò le interviste e alcune live per i giochi, molto probabilmente Fall Guys e Yu-Gi-Oh! Ancora non ho cominciato Genshin Impact, vorrei cominciarlo, ma non ne sono certo. Allora ragazzi, io vi ringrazio ancora per essere arrivati fino alla fine del video. Ah, seguitemi sui social, Carmine Luffy Migliaro per quanto riguarda Facebook e Carmine Luffy per quanto riguarda Instagram. Ora veramente non mi resta altro da dire. Io vi ringrazio ancora come sempre e vi saluto dicendo sayonara.